Ecco qua, 14 luglio 1957. Qui siamo a Lavagna, su una spiaggia che non esiste più. Ora è diventato un porto per gli yacht. Qui c'era una colonia per bambini. Infatti qua si vede i bambini qui dietro. Una, tra l'altro uno ci sta guardando. E allora qui c'è Romano sulla sinistra, Armando, io, Franco e Aldo. Dunque, era una giornata di sole, però non faceva tanto caldo, nonostante che sia che luglio, perché qua c'è Romano, c'ha una maglietta sopra la camicia, io ho una giacchetta e Franco ha un pullover e Aldo ha un vestito, era domenica. Vestito che però doveva averci un po' caldo. E qua c'è gente che prende al sole qua, per esempio. In mare non c'è nessuno. Beh, i bambini non li lasciavano andare a nuotare senza il bagnino. Ora, di questi amici qua, Romano abita vicino a casa mia qua in Olanda, a Purmerend, ma l'ultima volta che l'ho visto era negli anni 70. Lui si è sposato con una cinese, bella donna. Armando si è, a un certo punto si sposò con una di Chiavari, una ragazza di Chiavari, e si era messa, lui faceva il muratore, si era messo a vendere roba intima al mercato, ma lui è morto abbastanza giovane perché aveva problemi con i polmoni, però a quel tempo li fumava. Va bene, io sono qua, sono ancora qui. Meno male. Il vestito bianco. Vabbè, era di cotone, non ho speso mica tanto. Però volevo fare scena. E allora, poi d'estate. Qua invece Franco non l'ho più visto. Era diventato campione d'Italia con l'armonica. Era molto bravo lui con l'armonica. Vabbè. E qui c'è Aldo che si è sposato dopo con un olandese, come me, e qua aveva il vestito che gli aveva fatto fare il padre e la madre, che io qua lavoravo già, dopo scuola avevo un lavoro e risparmiavo i soldi per poter fare, comprare qualcosa. Questi invece, Romano e Armando, erano gli unici che lavoravano. Beh, Franco anche lui lavorava. Dunque, qui era di domenica, come dicevo prima, perché ci siamo intappati tutti e quattro, no, cinque, scusate. E qui si andava lì per fare il bagno, però anche per conoscere le ragazze che tenevano a bada i bambini. Erano tutte quante del Varesotto.
Infatti, questa, la, qui ho annotato dietro questa fotografia che avevo, la sera stessa avevo conosciuto la Enza. Enza. Non mi ricordo più la faccia, ma aveva delle belle gambe però. E aveva un po' il naso lunghetto. Quando si sbaciucchiava, era sempre lì in mezzo, questo naso qui. Va bene. Niente sesso perché a quei tempi lì le donne se la tenevano stretta, avevano paura di restare incinta. Va bene. Mi dispiace per Armando. Mi dispiace per Aldo. E anche lui lì. Qui c'aveva ancora i capelli, poi l'ha persi tutti. I miei sono grigi. E probabilmente quelli di Romano sono grigi anche i suoi. Di Franco non lo so. Va bene. Va così nella vita, no? Nonostante che non avevamo soldi, eravamo squattrinati, si cercava di presentarci come si deve. Va bene, arrivederci.